Il senso della legalità deve essere insegnato ai giovani. È il leitmotiv del convegno organizzato dall'Università degli Studi Federico II, che ha visto giovani studenti di Atenei e istituti scolastici ascoltare i relatori circa il rispetto delle leggi e la rivoluzione culturale, tema che è sempre più attuale in Italia dopo il recente riaffiorare di fenomeni corruttivi che legano politica, criminalità e imprenditoria corrotta. Relatore d'eccezione è il giudice Raffaele Cantone, che presiede l'autorità nazionale anticorruzione. Spesso le parole poi non hanno nessuna diciamo, coerenza rispetto ai comportamenti. I giovani in questo sono molto più smaliziati, hanno anche molto più elementi per valutare la coerenza di quanto non li avessimo noi 20 anni fa. Ma bisogna far capire che questa è una scommessa che non li può vedere sostanzialmente passivi o inattesi. Tra gli intervenuti lo scrittore Maurizio De Giovanni e Don Tonino Palmese, vicario episcopale per la carità dell'Arcidiocesi di Napoli, che è intervenuto sugli ultimi fatti di cronaca legati al quartiere Ponticelli. Abbiamo bisogno di recuperare quei pezzi di memoria, di positività, di autenticità, perché Ponticelli ritorni ad essere quel quartiere operaio, comunista e cattolico che sui grandi temi trovava sempre una grande capacità di camminare insieme. Uno può pensare di essere esterno, non c'è nulla di peggio che pensare che sia una cosa che non ci riguarda tutti. Io credo che quello di cui parleremo oggi, cioè la legalità, una rivoluzione culturale, sia l'elemento giusto, l'approccio corretto per avvicinarsi a un problema, ma per fare una rivoluzione culturale serve una cultura rivoluzionaria e credo che la cultura rivoluzionaria sia l'elemento basilare. Noi dobbiamo tutti quanti entrare nell'ordine di idee che questa è la nostra città, dobbiamo sentire forte l'identità di concittadini, perché noi siamo molto abili e pronti a fare i cittadini quando si tratta di richiedere il rispetto dei nostri diritti.